Perché permetterà di evitare quegli spostamenti che abbiamo visto, specialmente nei centri ospedalieri, che sono anche stati una delle fonti primarie del contagio. Quindi mantenere le persone a casa, evitando gli spostamenti seguiti solo dai familiari o seguiti dal medico di famiglia. Si chiama Respira ed è il primo ventilatore polmonare portatile che si può dunque installare anche a casa, facile da usare ed intuitivo, senza bisogno di medici o tecnici a dare assistenza sul posto e che potrà essere utilizzato anche per tutti i pazienti con polmoniti da Covid-19. Praticamente c'è una specie di compressore che prende l'aria dall'esterno, poi c'è l'ingresso dell'ossigeno, vengono miscelati secondo una scheda elettronica che deciderà se e quanta percentuale di ossigeno e con che forza immettere questo ossigeno o nella maschera o nel cannule oppure nel casco che siamo abituati a vedere normalmente in TV in questi ultimi giorni. Non è una macchina, come si diceva, da intubazione, non è una macchina invasiva, l'obiettivo è evitare che arriviamo a quei punti lì. Si tratta di un progetto tutto italiano nato dalla partnership tra l'azienda Retina Seco, società leader nell'high-tech per la miniaturizzazione dei computer, e la IBD. Abbiamo fatto una cosa veramente che dovremmo fare sempre in Italia, no? Abbiamo unito una piccola start-up e una grande azienda per portare fuori il prodotto sul mercato in tempi rapidissimi. Da qui è nato questo oggetto che sicuramente darà, credo, un minimo di lustro, insomma, anche alla tecnologia in Italia, che non è poi così completamente persa come qualcuno si immagina. Le due aziende, mettendo insieme le rispettive competenze, hanno così realizzato il ventilatore polmonare dalla portata di 60 litri di ossigeno al minuto, tarato dunque sulle esigenze terapeutiche tipiche delle polmoniti da Covid-19. L'obiettivo non è quello di intubare il paziente, ma di prevenire l'intubazione del paziente. Perché? Perché utilizza la miscelazione ad alto flusso dell'ossigeno con l'aria tramite un compressore interno e con l'ossigeno che può essere preso dalla bombola oppure dai condotti ospedalieri, e questo fa in maniera tale che proprio per il coronavirus è stato appurato che porta grandissimi benefici. Può essere utilizzato ovviamente a casa e questo ti evita di andare all'ospedale oppure in ospedale in terapia non intensiva. I respiratori di ultima generazione sono dotati di un display completamente touchscreen per un utilizzo semplice ed intuitivo. Verranno prodotti ad Arezzo e l'inizio delle consegne è previsto tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2020.